Buongiorno, buona domenica per voi. In realtà siamo a che giorno siamo della settimana? Oggi è venerdì, oggi è la mia ultima seduta di laser terapia finalmente e va molto meglio, va molto meglio. Ho solo ancora un po' il versamento sopra il polso, però quello non mi fa male. Quindi, non so se sia una questione di tempo, insomma dovrò parlare poi insomma, con la fisiatra, vi farò sapere. E sono le 7:15, devo ancora rifare il letto oltretutto e vestirmi. Perché sono ancora in questa la plastica da buttare lì perché se non me la dimentico e nulla, mi devo ancora dare la matita sotto. Adesso mi direte: ma stai meglio senza? Ma io non mi ci vedo, ragazze, che tranne in estate. E vestirmi, rifare il letto e uscire. Tra l'altro, uscita dovrebbe esserci oggi una bellissima giornata di sole. Infatti, io ho una lavatrice pronta da stendere, ma la stendo dopo perché temo che ci sia tanto vento e quindi devo tenere sotto controllo la tenda prima che, ciao, dato che già una volta è uscito un bastone laterale della tenda alle 5 del mattino, tipo, e non lo auguro a nessuno, ecco, e quindi vorrei evitare di farlo. Che accada mentre io non ci sono e direi che sì, c'è proprio un bel vento, quindi mi devo anche coprire, ma io non ho tempo da chiacchierare, quindi ciao, a dopo. Allora, eccoci qui. Ero partita super volenterosa con registrare un sacco di video oggi. In realtà, praticamente, ho fatto un sacco di cose in casa che rimandavo da alcuni mesi. Sono molto soddisfatta, ho fatto anche un sacco di decluttering e quindi sono morta. In questo momento sono tipo le 4 meno 20, una roba del genere. Sì, 4 meno 20, 4 meno un quarto. Ma prima che il sole e la luce mi abbandoni, così almeno sistemo, volevo farvi vedere cosa ho preso da Tiger, perché sono andata ieri, non ho preso tantissime cose. Tra l'altro una cosa ho già visto che dovrò cambiarla perché mi sembrava effettivamente un po' grande per dove dovevo metterla e in realtà infatti non ci sta. Ma iniziamo, ho dei capelli che fanno pietà, lunedì ho preso appuntamento alle 4, dovrei ricordarmi alle 4 Serena, vado a tagliarli perché questo parrucchiere è aperto anche di lunedì, quindi festa grande, tagliarli, vado ad alleggerirli un po' perché ho una massa di capelli incredibile e a sistemare il ciuffo perché è no sense, quindi vado a dare una sistemata al taglio perché veramente non taglio i capelli da 4 mesi, cioè non li tocco, non li sistemo. Vabbè, ma non penso che mi possa interessare questo momento. Questo dov'è lo scontrino? Eccolo, anche perché sennò senza non posso cambiare. Allora, la prima cosa che ho preso è questo. Come lo chiamiamo? Lo chiama scatoletta natura. Taglia M, perché c'è anche più piccolina, che è questa qua, che è fatta carinissima ed è fatta così. Io qua dentro pensavo di metterci i pannetti, quelli microfibra per struccarmi, oppure metterci all'interno le cose che utilizzo, tipo filo interdentale, queste cose qui, eccetera, da mettere ovviamente sempre nel mio mobiletto in bagno. Comunque poi vi faccio vedere come l'ho sistemato. Poi, sempre da mettere in bagno, forse questo qua gliel'ho visto anche dalla Fede, però non so se il suo fosse di Tiger. Vabbè, questo contenitore qua, fatto bianco con il pomello fatto in legno, fatto semplicissimo così. Questo qua mi pare di averlo pagato anche questo qua 3 euro esatto. Questo qua l'ho preso per metterci dentro tutte le forcine, mollettine, pinzettine, eccetera, e toglierli da dove li avevo messi precedentemente. Quindi questi barattolini qua mi fanno un sacco di gioia. Poi ho preso quello che appunto devo cambiare, ho preso il bicchiere per gli spazzolini fatto bianco col tappino col sotto in legno, ma appunto il diametro è troppo grande, quindi lo dovrò purtroppo cambiare. Sempre della stessa linea ho preso, perché mi mancava questa cosa meravigliosa, lo scopettino del trono reale, quindi fatto anche questo bianco con sopra in legno. Questo qua l'ho pagato 5 euro. E infine, il bicchiere l'ho pagato 2 euro, mentre per quanto riguarda l'ultimo acquisto fatto, 1 euro,
non poteva mancare i tovagliolini, non sono fatti con i pois piccolini ma fatti grandi, ma io adoro i tovaglioli bianchi e neri, quindi l'ho preso. Basta, questo è quello che ho preso da Tiger, non ho preso grossissime cose, però sono molto soddisfatta dei miei acquisti, quindi adesso li vado a posizionare in bagno e poi certo, dopo ve li faccio vedere. Allora, perdonate la scarsa luce, ma è buissimo. Allora, questo è il mobile, insomma, che già vi avevo fatto vedere qualche mese fa, che ho acquistato da Ikea. Magari poi vi farò apparire qua, insomma, il nome. E vi faccio vedere rapidamente come ho sistemato gli acquisti che ho fatto. Allora, lassù in cima ho messo il profumatore, quello che spruzza, della Glad, anche se ci starebbe benissimo bianco. Ora non so se mia moglie voleva prenderlo, eventualmente io me lo prendo bianco, lei le do questo, vabbè. E qui voglio metterci un vaso con una piantina per dare quel tocco di verde, così come ho, non so, questa sono io, facciamo che mi giro, olè, non fate caso al casino, esattamente come ho lì, perché quel vaso lì è troppo alto rispetto a dove l'ho messo, quindi mi rigiro così non vi faccio vedere il casino che c'è dietro. E quindi lì pensavo di mettere un vaso fatto basso bianco con una piantina verde. Questa candela qua è di H&M Home, che avevo preso tanto tempo fa. Queste sono le cosine che vi ho fatto vedere, che ho preso appunto da Tiger, all'interno dei quali, allora vi faccio vedere, qua dentro ho messo tutte le varie pinze, mollettine, elastici, forcine eccetera, in modo tale che stiano sempre a portata di mano, però messe nascoste. Mentre qui dentro, alla fine, ho deciso di mettere tutto quello che concerne lo spazzolino elettrico, quindi la carica per lo spazzolino elettrico, gli scovolini interdentali, le testine nuove, eccetera, in modo tale che appunto sia tutto ben organizzato, anziché essere messo in vista, perché mi dava molta noia messo in vista. Al di sotto, sempre di Tiger, ma li trovate anche da Ikea, ma da Ikea dovete prendere tutto il contenitore. Ho questi barattolini qua in vetro, che trovate ancora perché li ho visti qualche giorno fa. Entrambi costano 3 euro, dove ho messo appunto i dischetti struccanti, che però appunto, come già vi dicevo nello scorso vlog, utilizzo per togliere lo smalto, per applicare la luce liquida, per l'acqua ossigenata quando devo disinfettarmi, eccetera, cotton fioc. Mentre invece questo piccolo vaso qua l'avevo preso su un sito che però ha chiuso, del quale non mi ricordo neanche il nome. Vediamo se c'è il brand, però magari potete reperirlo. Sì, ok. Questo è il brand, quindi nel caso magari lo riuscite a reperire ancora da qualche parte, dove dentro appunto ho messo la maschera, quella contorno occhi della Cinica. Questo è il Variera, che ho preso da Ikea la scorsa volta, dove ho messo dentro tutti i miei prodotti della skin care, vedete? In modo tale che nell'olio di mandorle ho messo il sottotazza, sempre di che, in modo tale che non vada a rilasciare eventualmente unto, eccetera. Al di sotto c'è la scatola di Teddy con le maschere, che vi avevo già fatto vedere in passato. Questo scompartimento qua è vuoto, devo un attimo rifletterci su cosa mettere, perché inizialmente avevo messo il cestino con gli asciugamani per gli ospiti, che però ho spostato lì sotto, insomma c'è sempre questo cesto qua di Ikea con questo asciugamano enorme. Come vi dicevo, appunto, l'asciugamano degli ospiti l'ho rimesso qua dove era inizialmente, perché appunto non ho ospiti, quindi non aveva senso tenerlo lì, così in modo tale che quando mi serve lo vado a mettere lì. Tra l'altro, appunto, ne ho approfittato, ho dato anche una rinfrescata a gli asciugamani, sono delle lavette, quelle di Ikea. Questo cestino qua era di Ikea, di una vecchia collezione, che però purtroppo non si trova più, mannaggia loro, quando fanno le cose belle le tolgono, ma parliamo già di almeno 2 anni fa, e basta, quindi questo angolino qua è rimasto qua. Vabbè, ora qua sopra c'è il casino, ritornerò poi a rimettere le bottiglie, ma infatti vedete una lì c'è. Sto testando un po' di prodottini, quindi per non confondermi ho lasciato tutto qua così. E questa sono io, non è il mio proprio meglio, ma oggi sapete quelle giornate in cui io del mondo.
sento oggi c'ho uno scazzo cosmico, mi sono proprio alzata così. La cosa bella è quella. Oggi su Genova sembra che ci sia un tempo meraviglioso, in realtà no, perché se vado verso la finestra vedete come sono illuminata, come Barbara D'Urso. E, no, stavo dicendo che appunto fuori è tutto nuvolo al momento, non piove, ma da tipo un 3 giorni di acqua pazzesca, anche perché io ovviamente volevo andare dal parrucchiere lunedì, che l'ho anche già prenotato perché è aperto, danno il diluvio universale, quindi probabilmente lo posticipo perché non, ecco, non vado dal parrucchiere a tagliarmi i capelli per la piega e prendermi il diluvio, ma a parte questo io ora ne approfitto che mi sparo un bel caffè. Mi sono tenuta un po' leggera perché ieri sera non sono stata propriamente in forma e quindi non volevo esagerare, ho mangiato giusto un po' di pasta in bianco e quindi di che. E adesso mi sparo il caffè e poi credo che il mio massimo per oggi sarà quello di buttarmi sul divano a vedere qualche video sul divano, sul letto, perché appunto la TV, ahimè, purtroppo ce l'ho ancora in camera da letto. Ora devo un attimo riflettere se fare il prima possibile lo spostamento che ho in mente. Ora devo un attimo ragionarci. E basta, poi lavorerò alla programmazione dei prossimi video. Sicuramente i video che volevo registrare oggi me li registro. Insomma, ho ancora tutta la settimana di ferie, perché appunto io sono adesso, in questo momento sono in ferie. Il polso va meglio, non ho più dolori, l'unica cosa, ho ancora un po' di versamento, insomma, voi non lo vedete, ma praticamente ho come se avessi una sorta di dosso sul polso, ma è normale, insomma, mi hanno spiegato che insomma ci vuole tempo anche dopo la fine della terapia, quindi l'importante è che quantomeno siano spariti i dolori, e appunto questo non vuol dire che festa grande, mi metto a portare i pesi eccetera, però cerco di riprendere un po' la vita normale, perché insomma se no non sarà un po' un delirio, anche perché quando riprenderò a lavorare questo polso tornerà a essere utilizzato come prima. Ma non volevo parlarvi di questo, mi prendo il caffè con voi e finiamo di fare le mie chiacchiere. Allora, questo è il resoconto di quello che è stato il mio pomeriggio oggi, cioè, divano, robe, divano, robe. Io non mi faccio vedere perché se non è stato pietoso. Allora, ne approfitto anche per farvi vedere, perché poi l'altra volta non ve l'ho fatto vedere. Allora, qua lo studio è ancora piazzato così, nel senso che sicuramente metterò qualche tonalità legno fatta così con qualche tocco green, quella probabilmente la lascerò. Devo modificare alcune stampe e alcune cornici, ma appunto poi lo farò, quindi qua è ancora un work in progress, però lì effettivamente mi dava l'idea che si spegnesse un po' quella cornice così così grossa. Nel frattempo mi arrivano messaggi e quindi ho rimesso quella nera perché al momento la sentivo più mia. Continuano ad arrivarmi i messaggi e basta, quindi questa è la situazione attuale. Beh sì, questa sono io. Ciao! Allora, volevo farvi anche vedere, vedete che no, non si vede perché mi sono data, siccome ieri ho fatto una maschera di quelle come si chiamano, purificanti, quindi mi è uscito di tutto e mi sono uscito qua e qua uno di quei bei brufolazzi sotto pelle, e quindi ho dato il prodotto, quello della cinica che vi dicevo che ve li fa seccare e andare indietro, e volevo farvi vedere l'effetto che fa tipo pellicina, però non si vede niente. Comunque, al di là di questo, volevo farvi vedere cosa cambierò domani da Ikea, perché domani appunto vado da Ikea, rispetto a quelle cose che avevo preso, che vi ho fatto vedere la settimana scorsa, ma ne ho soltanto una perché appunto il vaso ce l'ha mia mamma. Allora, cambierò, insomma farò il reso di questo cestino qua che avevo preso. Questo qua è un cesto portafrutta che io avevo in mente di metterci all'interno del purpurri. In realtà ero convinta di averlo pagato 4 euro, ma l'ho pagato 6, cioè no. E poi l'ho visto un po' in cucina sul tavolo e no, non mi piaceva per niente. E cambierò anche il vaso, quello bianco, che avevo pagato sui 5 euro, perché dove volevo metterlo non mi piace. Quindi poi magari nel vlog di mercoledì vi farò vedere le cosine
che ho cambiato. Oltretutto qua ho un profumatore buonissimo che ho tolto dal bagno, che non mi ricordo neanche io dove l'ho preso. Forse l'avevo preso quando ero andata da Fede, da casa, possibile, devo un attimo riflettere, perché è una nota un po' speziata ed è buonissimo, però appunto non mi ricordo, non ho neanche tenuto il nome, vabbè. In tutto questo mi sono dimenticata di mostrarvi Agata, che è la nuova arrivata in casa. Agata, se mi piaceva Agata, c'è che tra l'altro è un nome che non darei neanche a un'ipotetica figlia, Agata, però l'ho vista, lei è Agata, e niente, appunto è un'orchidea, l'ho presa da Lidl, mi piaceva tantissimo il vaso, e ho avuto un'orchidea un annetto fa ed è sopravvissuta fino a un certo punto. Quindi se avete consigli sull'orchidea lasciatemeli qua sotto e basta. Questo sono io con il mio meraviglioso outfit of the night del sabato sera, ossia sono in pigiama. Vado a montare questo vlog e noi ci vediamo, non lo so se già domani, con un nuovo video. Forse da questa settimana riprendiamo la normale programmazione.